Il Paradiso, anticipazioni dal 27 al 31 marzo, Marco da solo, Veronica ricatta Gloria. Le anticipazioni del Paradiso delle Signore nella settimana dal 27 al 31 marzo rivelano che ci sarà il ritorno in scena di Marco di Sant'Erasmo. Spazio anche allo scontro che vedrà protagoniste Veronica e Gloria, si ritroveranno ancora una volta ai ferri corti e il motivo di questo scontro avrà a che fare con Ezio Colombo. Le anticipazioni delle prossime puntate del Paradiso delle Signore 7, in programma nella settimana fino al 31 marzo su Rai 1. Rivelano che Marco rimetterà piede in città dopo un periodo di assenza. Anche questa volta il nipote della contessa ritornerà da solo, al suo fianco non ci sarà la fidanzata Stefania, che ormai si è stabilita ufficialmente in America. La presenza di Marco non passerà inosservata e ancora una volta finirà per destabilizzare Gemma, che si renderà conto di essere ancora legata sentimentalmente al suo ex fidanzato. Spazio anche alle vicende di Veronica, che in questi nuovi episodi della soap scoprirà la relazione clandestina che Ezio sta portando avanti con Gloria. La reazione di Veronica non si farà attendere, le anticipazioni del Paradiso delle Signore della settimana fino al 31 marzo rivelano che la donna deciderà di affrontare a muso duro la sua rivale. Veronica finirà per ricattare Gloria imponendole di andare via dalla città e di uscire per sempre dalla vita di Ezio, così da poterli lasciare in pace di vivere la loro relazione. Occhi puntati anche su Elvira, in questi nuovi episodi della soap opera, la ragazza si renderà conto che dietro il fallimento del suo esame di guida si nasconde lo zampino di Salvatore. Un duro colpo per la donna, la quale resterà profondamente delusa da questo sabotaggio attuato dal giovane amato, che in realtà aveva promesso di volerla aiutare. Ovviamente la reazione di Elvira non sarà per niente positiva, la donna si ritroverà ai ferri corti col barista e gli chiederà spiegazioni sul perché di questo atteggiamento. Intanto Vittorio Conti si ritroverà a essere motivo di scontro tra Matilde e Tancredi, i coniugi si ritroveranno l'una contro l'altro per l'ennesima volta e il motivo di questa diatriba sarà legato proprio a Conti. Vittorio, alla luce della difficile situazione che sta affrontando al Paradiso, si renderà conto di avere ancora bisogno del sostegno di Matilde per portare avanti delle trattative di lavoro oltre Manica. Quale sarà a questo punto la decisione di Conti? Interverrà in prima persona per chiedere ancora aiuto alla donna oppure proverà a fare tutto da solo? Intanto Francesco si ritroverà a fare delle scoperte sul conto di Vito, che lo lasceranno profondamente turbato. Per tale motivo deciderà di affrontare la questione col diretto interessato, perché vorrà sapere tutta la verità sulle scoperte che ha fatto sul suo conto.